sei qui con il progetto dedicato alla storia di Elio Pandolfi, un personaggio eclettico e forse neanche fin troppo esplorato e apprezzato dal cinema italiano. Vuoi dirci qualcosa su questo personaggio, su questo progetto che hai portato anche a Locarno? Il film si chiama A qualcuno piacerà, storie di Elio Pandolfi, che riecheggia un po', appunto, A qualcuno piace caldo, ma in realtà semplicemente è un augurio che è in fondo anche un modo per andare dritti per la nostra strada, di augurarci che questo film in qualche modo abbia una sua fortuna, una sua piccola fortuna, non tanto per il film in sé quanto proprio per l'oggetto del film, anzi il soggetto, che è Elio Pandolfi, questo straordinario attore, mimo, ballerino. E che si racconta in questo film, raccontando insieme alla sua storia anche la storia, appunto, di un pezzo di mondo che non esiste più, ma che fa rivivere personaggi importanti, di un momento anche importante della nostra storia, anche da un punto di vista proprio del costume, della società. Gli anni in cui il cinema e lo spettacolo italiano erano conosciuti nel mondo, in cui era grande. Infatti gli amici di tutti i giorni di Elio Pandolfi erano Marcello Mastroianni, Flora Mastroianni, Bice Valori, Paolo Panelli, Federico Fellini, Luchino Visconti, Nino Manfredi e molti altri personaggi del teatro.